Amici, salve! Allora, stasera io stando subito, ci siamo fatti arrivare la pizza a casa. Questa è un'emozione perché da stando subito che abita in paese, forse a te qualcosa ci arriva a casa. No, non arriva niente a casa, è un paesino piccolo. Io che abito proprio fuori dalla città, mai avuto, diciamo, l'onore di ricevere qualcosa a casa. Dato che questo fine settimana eravamo proprio... Ma non vi dico come stavamo, quindi non siamo usciti proprio, solo per fare spese, compere le cose che ci servono. Infatti là, come potete vedere, abbiamo preso piatti e cose del genere, poi ve li farò vedere. Abbiamo ordinato per la prima volta su Just Eat. Ragazzi, queste sono le emozioni della vita, veramente, guardate. È arrivata, doveva arrivare in 40 minuti, è arrivata in un 20 minuti, nemmeno. E quindi, regà, ci sentiamo emozionati. Ci hanno regalato pure la Coca-Cola, ci hanno regalato praticamente due pizze margherita, la Coca-Cola in omaggio, e la consegna a casa 11 euro. Cioè, pochissimo, raga, veramente pochissimo, nel senso che di solito quando usciamo e andiamo al ristorante, una pizza con l'acqua e tutto, noi non ce ne andiamo mai con meno di 20 euro, mo. No, sono 22, d'accordo. 22, sì, mo mangio, è buona? Buona? Ok, quindi siamo emozionati, regà, lo so, per voi, per qualcuno di voi è scontatissima questa cosa, però, cioè, per noi è tanto, cioè, per chi abita in città forse voi siete abituati, però, vabbè, comunque, mo ci mangiamo la pizza che ci meritavamo questo fine settimana e non l'abbiamo mangiata, e quindi ci vediamo dopo. Amici, buonasera! Allora, voglio continuare un pochettino il vloggettino. E praticamente stamattina vi ho girato un video haul di alcune cosine che avevamo preso per la casa. Però, dato che qua è tutto in aggiornamento, siamo andati a fare un altro po' di spesa. Vi faccio vedere giusto per dirvi i prezzi, perché so che ad alcune di voi può interessare. Siamo stati al... che cos'eravamo? Pam? Pam? Pam Panorama, mi pare, ecco questo qua. E abbiamo preso questo shampoo perché praticamente nella fretta, non fate caso alle mie unghie, vabbè, sto facendo pulizia in questi giorni, quindi non ci sto pensando proprio alle unghie. Allora, abbiamo preso questo qua Arcalia. Io un po' di tempo fa questo Arcalia lo provai, ed era al cocco. Non mi sono trovata male, solo che dopo un pochino di tempo si era un po' addensato, ma tanto, dato che io quello non l'avevo più usato praticamente, perché per provare varie cose, ho voluto prendere questo qua, lavaggi frequenti con lino e malva, così che lo utilizziamo tutte e due. E vediamo un po' che profumo ha. Un attimo che vi faccio sapere. Molto, molto delicato come profumo. Questo è al 97% di ingredienti di origine naturale ed è proprio di questo marchio qua, Arcalia, di questo panorama qua. Se aspettate, può darsi che c'è lo scontrino o me lo sono magnato. No, eccolo qua. Allora, vediamo un attimino. Dove sta? 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 2 euro. È 99 lo shampoo questo qua biologico. Poi abbiamo preso le patate dolci perché gliele devo fare fritte assando subito perché è una vita che me le sta chiedendo. Se vi ricordate, tempo fa avevo chiesto informazioni sulle patate dolci, quindi gliele voglio fare. Sono 2,49 euro. Abbiamo trovato questo qua che è praticamente 1 chilo, quindi in teoria diciamo che come prezzo non è male. Vabbè, ho preso un olio così, questo qua semplice per friggere. Poi una busta di latte, questo qua, sempre di questo pam coso qua. E poi in offerta ho trovato questo Bauer vegetale, questo qua, perché abbiamo preso dei... Ma non ve li faccio vedere, comunque abbiamo preso i... Aspetta, perché non ve li posso far vedere? Ve li faccio vedere, tanto sta qua, capirai che ci voglio ad arrivarci. Eccoci qua, i tortelloni questi qua, che erano in offerta. 250 grammi praticamente perché volevamo farci il brodo, quindi i tortellini in brodo li abbiamo trovati in offerta a allora il latte 65 centesimi, 1,59 euro. Quindi insomma ci facciamo un pranzo noi con quelli. Ho preso questo qua della Bauer che stranamente, ah no, scusatemi.
Ah, 2 pacchi di tortellini, 2,98 euro, quindi pochissimo, 1,40 euro mi sembra, una cosa del genere. E 1,59 euro in offerta era questo dato qua, Vegetare Bauer, che io ce l'avevo pure a casa ed è abbastanza buono, però questo qua, la cosa positiva è che è totalmente naturale. Ah, eccolo qua, vi faccio vedere tutti gli ingredienti, che cosa c'è scritto. Questo ce l'avevo pure a casa, però devo dire 1,59 euro è un buon prezzo perché, vediamo un po'. Sì, è un buon prezzo. Poi andiamo avanti e un attimino che ce la posso fare. Siamo andati pure in un altro negozietto che noi non conoscevamo qua, è la Expert. Sta Expert all'interno teneva pure Casanova e abbiamo preso. Sempre cose che ci servivano perché qua allora io ho portato 2 tazze, però ho portato delle tazze da te, quelle che avevo insomma io a casa. Abbiamo preso 2 tazze, queste qua un po' per fare colazione, che sono bellissime, 2,50 euro l'una, veramente è un prezzo ottimo perché le abbiamo trovate sempre più costose e sono tra l'altro queste belle capienti. C'è questa qua che è carinissima e dietro c'è scritto Oiva ser un día redondo. Praticamente è un modo di dire spagnolo, per come ho capito, e praticamente sì, cioè, significa sarà un giorno meraviglioso, crediamoci. Mentre per cioè, santo subito si è scelta questa qua, che è il latte col biscottino. Cioè, guarda, guardate quanto è carina, cioè bellissima. E c'è scritto Amigos para siempre. Detto ciò, vado avanti. Prima che non le scasso, e abbiamo preso ancora io i calzini perché nella fretta di salire ho preso dei calzini, ma mi sono portata solo quelli di cotone, diciamo leggero, e me ne serviva un altro tipo. Questo è sempre 100% cotone, però sono un pochino più spessi rispetto a quelli che tengo io, sono più caldi, diciamo. E questo pacco qua da 3 paia di calzini l'ho pagato. Vediamo un pochino, mi pare 2,90 euro, sì, 2,90 euro, adesso non c'è scritto, sì, 2,95 euro, quindi ottimo perché sono 3 paia, quei cuoricini, cuoricini, basta. Rosa, tu una volta c'avevi una dignità. Dopodiché ho preso per le chiavi di casa, perché io poi le perdo sempre, questo cosino qua che è praticamente un portachiavi, quanto è carino. Sempre 2,99 euro perché così almeno le sento le chiavi nella borsa, altrimenti va a finire che le perdo sempre. Quindi voglio mettere un portachiavi vicino alle chiavi queste di casa. Ed era molto carino, in realtà c'erano delle cose ingombranti al mille per mille, cioè o erano minuscole o erano straingombranti. Poi mi è piaciuto questo qua con i cornicelli, come si suol dire. E ho preso questo qua con i cornetti, insomma, questi, cioè, a me piacciono queste cose, non ci fate caso. E poi abbiamo preso questo qua che era un profumatore per casa, 3,50 euro, perché praticamente essendo questa casa tipo quasi un unico ambiente con la cucina, quando cucini, a parte che cioè, ho la cappa per tirare gli odori, quindi già è una cosa buona, però ovviamente quando cucini nel salotto qua poi si sente. E allora ho preso questo qua nella speranza che faccia un minimo di profumo, ma vedremo, vi farò sapere. Vanilla Blossom 3,50 euro, anche se raga, secondo me converrebbe prendere magari un tipo della Yankee Candle o comunque qualcosa di più costoso, ma dato che noi siamo in modalità risparmio energetico, allora abbiamo detto proviamolo, tanto può darsi che faccia un odore decente. Quindi vi farò sapere perché l'abbiamo aperto poco fa e non vi so dire come funzionia. Comunque le tazzine sono troppo carine, vedete, questa è la mia, che ci sono io sopra praticamente, e questa è quella di Santo Subito. Sono bellissime queste tazzine, vabbè, basta, mi sono innamorata. Vabbè, raga, però veramente per 2,50 euro poi sono fatte bene, sono veramente fatte bene. Noi veramente abbiamo girato tanti supermercati, tanti negozietti per trovare delle tazze grandi e
belle, cioè sostanziose, diciamo, belle resistenti. E in nessun negozio le abbiamo trovate a meno di almeno 5 euro, 5,90 euro, 6 euro. 2,50 euro, sinceramente, sono proprio carine. Proprio, proprio carine. C'erano pure quelli con i segni zodiacali, però purtroppo i nostri segni non c'erano e vabbè, quindi abbiamo preso queste qua. E nulla, regà, ci vediamo nel continuous di questo vlogs. Lo so che sono dei vlog. Ah, mi si è tolto il pompon al cappellino. Devo cucire il pompon al mio simpatico cappellino. Sto cappellino praticamente. Quant'era sto cappello? 3 euro? Sì, 3 euro l'abbiamo pagato. Mi serviva, raga, perché vedete com'è dentro. C'è la lanetta qua. Fa un freddo allucinante. Noi non siamo abituati a questo freddo. Vabbè. E niente, poi vi continuo il vlog così, così. Amici, qua abbiamo messo al lavoro il santo subito. Allora, abbiamo comprato 6 patate, che sarebbero le patate americane bianche. E adesso le dobbiamo friggere. Sono dure quanto la pietra, in realtà, però le vogliamo assaggiare. Quindi c'è scritto che si devono prima bollire e poi friggere. Ne abbiamo fatte giusto due e due, perché io sono rincoglionita, giustamente. E quindi, però avevo letto che si potevano conservare con l'acqua e un poco di limone, insomma, per conservarle. Però vabbè, noi le facciamo tutte, al massimo poi le altre le lascio bollite, ce le mangiamo stasera, non è un problema, insomma, in qualche modo si fa, però preferisco poi conservarle da cotte, perché mi sembra che da crude poi si anneriscano. Quindi mo vediamo un pochettino perché tenevamo lo sfizio di provare com'erano e Questa è una cosa quindi dannaggia, era. potrebbe essere. Sì, ma so ganze, però vedi, queste qua le dobbiamo togliere perché sono un poco annerite. Comunque sono so strane, cioè sono proprio strane. Poi sono più. Come devo dire? Sono so durissime. Cioè, vabbè. Comunque qua mo ho messo la pentola per farle bollire. E poi dopo averle bollite, una parte le facciamo così, amo, una parte le friggiamo. E l'altra parte le lasciamo bollite, così ce le possiamo fare pure magari al forno. Che dici? Io Vediamo. non mi voglio far vedere la sua faccia. Schifata. Le vuoi tutte fritte? No, tutte No, tutte fritte. fritte forse è troppo. Esatto. Comunque, vabbè, io mo qua ho messo la tavola nel frattempo. E la mia tovaglietta con i cuoricini, i cuoricini. Non sono una persona normale. In tutto ciò, e vabbè, noi continuiamo qua a sistemare tutto l'ambaradam. Le tazzine nuove le abbiamo usate stamattina. Amici, allora adesso tra poco, insomma, pranziamo. E nulla, praticamente ne abbiamo fatte una parte così al forno e una parte fritte. E a dire la verità, mi piacciono di più al forno. E comunque avevate ragione, sembrano castagne. Infatti, mi ricordo che sotto al video dove lo chiesi, le diverse ragazze mi scrissero assomigliano alle castagne, è vero? Sono, cioè, hanno un sapore molto particolare, però sono buone. In realtà penso che non convenga farle fritte, perché a noi piacciono di più fatte al forno. Però adesso andiamo a pranzo e buon pranzo a voi. Abbiamo finalmente assaggiato le patate americane. Io se vi posso consigliare le preferisco al forno con le spezie. Però. Ah, vabbè, ha detto santo subito, se vi può interessare, magari, cioè, se non vi piace questo sapore dolciastro, non le prendete perché veramente sanno quasi come castagna, cioè hanno proprio, cioè, hanno una base molto dolce, però sono buonissime a livello nutrizionale. Quindi in realtà se le riprendiamo preferiamo farle a forno. Fritte era più per assaggiarle, insomma. E niente, buon pranzo! Comunque, ragazzi, è ufficiale, a me piacciono di più al forno, essendo subito piacciono pure fritte, quindi cioè, è ufficiale proprio. A me piacciono al forno. Non lo so, si fanno un pochino più dorate. Invece fritte non si riescono a dorare proprio bene bene, quindi non lo so. A te come ti piacciono? Mo? Tutte e due. Tutte e due. Invece a me preferisco al forno, quindi me le mangio al forno. Ecco, stamattina, mentre stavo mandando cose per lavoro e cose così, guardate qua, il mitico santo subito è tornato ed è tornato con una cosa bellissima, a sorpresa però, non lo so che cosa ha preso. Amore,
Ma tu stai contribuendo al mio grasso corporeo, te lo dico, eh. Mamma mia, raga! Amo! Cos'è con questa cosa? No, raga, io muoio, io voglio morire. Vabbè. No. No, 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 vabbè, adesso ci penso e poi vi faccio sapere. Vabbè, poi è andato a prendere anche un po' il pane bello caldo. Perché di alta mura. In realtà pensavo peggio perché le ha pagate quant'è? 1,10 euro? Un euro. Ah no, ha detto santo sopra, praticamente lui quando è andato diciamo, al forno ha specificato voglio un panino. Quella non capiva perché non so, forse qua non si usano i panini, cioè nel senso noi intendiamo le, forse devi dire le rosette, No, le perché per me amichette, questo non non lo è. so. No, perché per me questa è la grandezza di un panino. Ah, perché per lui questa è la grandezza di un panino. Raga, praticamente quant'è? Mezzo chilo, amore? Due, Due sono mezzo quanto chilo. sono? Due sono mezzo Due chilo. sono mezzo chilo, praticamente. Sono, guardate, morbidissime. E quante le hai pagate? 1,50 l'uno? 1,25 l'uno. Cioè, queste per loro sono i panini, insomma. Cioè, è per loro è pane, perché loro cioè non è loro, attenzione, secondo me penso che sia il modo di dire a seconda della zona, cioè noi intendiamo panini, i panini, quelli piccoli, non lo so, per loro questi sono, cioè, i panini, cioè, vabbè. Comunque, regà, ciao, è stato un piacere. Amici, stiamo andando al centro commerciale preferito di Santo Subito, chissà perché, ma proprio chissà perché. Ed è grandissimo, Io guardate. ieri sera qua. No, questo è bello proprio. Ci siamo venuti un po' di tempo fa, se vi ricordate, ve lo dissi, che venimmo a vedere qua, mo? Non mi ricordo, comunque ci servivano delle Ah, quel cose. negozio che Il qua negozio che c'è. fa? Antico, Le cose da sport, sì, ci sta un negozio sportivo molto bello qua in questo centro commerciale. E quindi venimo qua. Ah, poi ci sta il DM si chiama, che c'ha tutte le cose bio. Comunque è bellissimo questo centro commerciale, mi piace, mi piace. L'unica cosa che l'unica cosa che non tanto mi piace di questo centro commerciale che è diviso in plessi, quindi praticamente tu con sto freddo devi uscire, cioè da là e andare di qua. Come potete vedere, uno sta di qua e uno sta di là. È coperto, però comunque esci fuori, ecco, quel caldo, insomma. Vabbè. Visto. Che bello questo alberello! Raga, guardate che belli! No, questi, vedi. Oddio, mi hanno fatto le Lucchitti Tun. Questo non me lo dovevi fare, però. Vabbè, andiamo via, va. 200 euro le Lucchitti, no. Vedete, qui ci sono gli alberelli ogni tanto. Carino. La profumeria qua, Maria, no, io non ci sono mai entrata, però onestamente mi sembra molto, cioè mi sembra poco economica. Ma che angoscia. comprare sì, per Natale ti compro questo. Sì, certo. Comunque sono entrata un attimo da Mariannu giusto per chiedere il calendario dell'avvento e di Essence. Però raga, 20, costa 30 euro praticamente, non ci sta niente, cioè nel senso hanno messo tutti i stickers, cose del genere che poi alla fine, cioè, non vale la pena per 30 euro onestamente, quindi i negozi. Sì, sono belli i negozi. Santo Subito è un mito, sapete perché? Perché mi dice tutte le volte che io vi faccio vedere le cose non sono brava a riprendere. E quindi ogni tanto lo sentite che fa, ma che stai riprendendo? I negozi. Ah certo, vedono assai così. Questa è cattiveria. Amo, ma più di farli vedere Ora che così. abbiamo finito,
Cosa? Oddio, guardate quei pigiami. Cos'è? The Zenis? Sì, The Zenis. Oddio, che belli. Oddio, vabbè. Raga, io comprerei di tutto, cioè, ma penso chiunque. Però in questo mese, diciamo, nel trasferimento e tutto, se ne sono andati parecchi soldini, quindi dobbiamo andarci piano piano. Però devo dire, in realtà, essendo che c'è molta scelta di negozi diversi, riusciamo comunque a gestirci, perché riusciamo ad andare in vari negozietti e quindi, insomma, stiamo comunque risparmiando, come potete vedere dai vari video spesa, quindi va bene anche così, ce la possiamo fare. Questo mi ha Qua? spiegato per far capire che è un tabacco. Ah, che cosa bellissima! Ciao babbo! È grande questo Babbo Natale! Vabbè, ce lo viesse, amore! No, vabbè, comunque ci sono tantissime cose. Purtroppo, e dico purtroppo, c'è pure Sephora. Cosa che non si deve fare, Sephora. Questa Sephora no, Allora, perché. ci sono orci su Eh? tutto. Però la Buono. connessione, già non Vuoi c'è. vedere, amore? C'è il Black Friday. E qua c'è Jack Jones. Vuoi vedere? Amo, guarda, 50% è ottimo su tutto. Che prezzi ci sono più o meno? Sì? 19 euro le maglie, 25. Sephora. Questa è molto molto ben fornita come Sephora. Bello. Allora, amici, ci siamo tornati dal giro al centro commerciale. Ci siamo fermati dal Carrefour, ok. E dal Carrefour abbiamo preso sempre tutte cose in offerta. Allora, voi ci vedrete fare tanti video piccoli, no video, nel senso, tante piccole spesucce. Io ve le faccio vedere giusto a livello informativo, così magari se c'è qualcosa che vi interessa ve ne andate a prendere un'offerta al Carrefour. Però in realtà stiamo facendo così perché qui ci manca il congelatore e lo dobbiamo comprare, ne dobbiamo prendere uno piccolino. Però nel frattempo che compriamo il congelatore dobbiamo pure da magnà, per cui nel senso la carne, queste cose qua dobbiamo prenderle giorno per giorno e allora ci stiamo gestendo un po' così in questi primi giorni, ecco. Allora, vediamo un po', abbiamo trovato la pasta vogliello a 74 centesimi. Allora, raga, la pasta vogliello, vediamo dove sta qua. È una delle più buone, cioè veramente insieme alla rummo, cioè a noi piace tantissimo. Questa qua abbiamo preso le linguine e poi abbiamo preso questa qua che sono praticamente queste le tofarelle vogliello. Sono queste cosine qua tipo non so come si chiamano queste qua mo. Boh, queste chiocioline qua, come si chiamano? Vabbè. E comunque queste qua per farle con pasta e fagioli, mentre le linguine volevamo farle, non lo so, al sugo oppure al pesto, adesso vediamo un pochino. Aspettate che inizio pure nel frattempo a mettermi a posto le cose, perché qua mi sono sistemata la pasta, così sistemiamo la spesa insieme a voi, anche se vi verrà un pochino di mal di mare in tutto questo. Intanto ho messo la pentola sul fuoco perché dobbiamo, come si dice, buttare la pasta. Cioè non è che la buttiamo dalla finestra. Allora, salsiccia di pollo, chicken salad e kebab di pollo, tutto in offerta a 3,49 euro. Quindi abbiamo preso le salsiccette queste qua di pollo, poi il kebab di pollo più una cosa sfiziosa e poi l'insalata questa qua, la chicken salad. Questa che è alla fine è petto di pollo così tagliato, così già abbiamo tre cene belle fatte, cioè nel senso noi stiamo facendo in questo modo qua per insomma per cercare di prendere le cose che da poter mangiare nel giusto tempo, perché di solito durano quei 3-4 giorni queste, no? Quindi cerco di stare attenta alla scadenza e faccio così, non potendole congelare. Appena arriverà il congelatore, faremo magari anche la spesa settimanale, mensile, poi magari vi farò vedere altro.
Adesso sì, abbiamo preso pure questi qua in offerta, il Delta, questo qua alla ciliegia, e poi questi qua se li è presi santo subito che gli piacciono, questo al miele e quello alla fragola. Questi qui erano in offerta, vediamo un po', 1,09, grazie santo subito, lei è gentilissimo, andiamo avanti. Dopodiché, allora, abbiamo preso i Nesquik Duo sempre in offerta, erano pure questi qua sui cereali, sì, 2,39 euro in offerta. Poi abbiamo preso il latte, pure questo in offerta, quanto stava? Un 60 centesimi se non mi sbaglio. Vabbè, la farina 59 centesimi, una cosa del genere. Ho preso sia la Manitoba che questa qui normale, diciamo tipo 00, perché vorrei fare la pizza. Poi abbiamo trovato i fagioli, questi qua cannellini, abbiamo preso due pacchi da tre confezioni in offerta a, vediamo un po', fagioli cannellini, ce la faremo. Allora, la farina Manitoba 99 centesimi, mentre l'altro 35 centesimi, i cannellini 2,18 euro, però tutte e due le confezioni 2,18 euro. Ho preso 99 centesimi mastro fornaio, perché voglio provare a fare la pizza in casa, e poi due pacchi di questi qua che a me piacciono tantissimo, raga, lo sapete, sono tra i miei biscotti preferiti, che sono pure abbastanza leggeri, tra virgolette, questi Vitamia di Balocco, 1,50 euro. Poi vabbè, abbiamo preso il pesto che pure era in offerta, e insomma questa è stata la spesuccia che abbiamo fatto, niente di esagerato, però diciamo che così riusciamo ad andarci avanti, ma penso tutta la settimana, perché comunque tra primi, secondi, di solito stiamo risolvendo facendo, cioè mangiando il primo a pranzo, il secondo a cena, cioè facciamo così, e quindi per adesso che non abbiamo il congelatore cerchiamo di fare in questo modo qua. Adesso cucino, perché adesso non lo so che faccio, amore, che metto? Che pasta mettiamo, le linguine? Quello che vuoi tu. Bene, grazie amore, sei di grande aiuto. No, non mi ricordo quale. Vogliamo fare le farfalline, amore, oggi? Con quel sughetto là o no? Le farfalline, facciamo le farfalline, che a me queste qua piacciono tanto. Va bene.